Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, oggi, come vedete dal titolo, voglio fare un book tag, però prima vi dico una cosina veloce veloce, dato che siamo all'inizio del video, così sono sicura che più persone la sentono. Allora, a quanto ho visto, abbiamo da poco superato i 1500 iscritti, quindi sono molto molto felice, molto molto orgogliosa, e niente, quindi mi piacerebbe fare per l'occasione un video Ask Martina, nel senso, insomma, quei classici video in cui si risponde alle domande dei propri iscritti. Non so, non l'ho mai fatto, non so se vi possa interessare. Comunque mi potete lasciare le domande qui sotto nei commenti, oppure metterò anche un post su Facebook, in modo da, insomma, potermi fare le domande dove volete. Potete fare qualunque tipo di domanda, sia per quanto riguarda i libri che per quanto riguarda la mia libreria, oppure anche domande personali. Per quello che posso io vi risponderò, anche perché ogni tanto anche a me fa piacere conoscere meglio gli youtuber che seguo, e magari fa piacere anche a voi. Non lo so, se avrò abbastanza domande farò comunque il video. Quindi niente, potete scrivermi qui sotto qualunque sia la vostra curiosità, chiedete, ecco. Ok, comunque, oggi voglio fare un book tag che si chiama Unpopular Opinion Book Tag, ed ho preso l'idea da Valeria, che anche lei è una booktuber, di Read Vlog Repeat, che trovate qui su YouTube. Molti di voi, se non tutti, lo conosceranno. Comunque vi lascio il video che ha fatto lei qui sotto, e niente, chiaramente non è lei la creatrice del tag, comunque io l'ho visto da lei, ho piacere di nominarla. E niente, il video mi è piaciuto molto, quello che ha fatto lei, anche perché è un po' diverso dal solito. Insomma, ci sono delle domande specifiche, non tanto abbinate a qualcosa di strano come a personaggi di una serie TV, come a ingredienti o a stagioni eccetera, ma sono domande proprio sul lettore, e quindi credo che possa essere interessante nominare dei libri o delle letture che, diciamo, sulle quali la mia opinione è diversa da quella della maggior parte delle persone, e vediamo se anche per voi è lo stesso. Cominciamo! La prima domanda è: una saga o un libro molto popolari che a te non sono piaciuti? Allora, io per questa domanda chiaramente ho deciso di evitare i grandi, quelli che io definisco i grandi troiai della letteratura, quindi non nominerò i classici libri brutti che piacciono a tutti, che piacciono a molti e che a me invece non sono piaciuti, perché penso diremmo tutti le stesse cose. E quindi ho scelto un titolo che, diciamo, sul quale ho trovato solo recensioni positive, e che io ho letto perché mi piaceva l'autore, perché mi era piaciuto l'autore in un altro libro, e sto parlando di Un giorno di David Nichols. Io ho letto Noi di questo autore e mi era piaciuto molto, tanto che ho deciso di leggere Un giorno. Perché? Perché nei commenti sotto, diciamo, al libro Noi, molti avevano scritto: sì, è un bel libro, ma Un giorno è molto più bello. E allora ero, insomma, partita positiva. In realtà non ho nemmeno terminato questo libro, proprio perché la storia l'ho trovata molto banale, molto noiosa, molto 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 scontata. La classica storia d'amore tra un giovane e una ragazza, e oltretutto mi sono già immaginata il finale, non mi interessa andare avanti perché sono sicura che sarà quello che penso io. E quindi probabilmente questo è un libro sul quale molti lettori hanno avuto opinioni positive e al quale è piaciuto, ma io non sono riuscita nemmeno a terminarlo. Fatemi sapere se voi l'avete letto. Domanda 2: un libro o una saga che tutti sembrano odiare ma tu ami? In questo caso non è stato semplice per me trovare un libro che tutti amano, che tutti odiano ma che io amo, perché tendenzialmente, per quanto riguarda questo tipo di sentimenti, quando un libro proprio non è piaciuto a nessuno, di solito non piace neppure a me. Però c'è stato un libro che ho letto con il nostro club del libro, e lo volevo portare con me perché ce l'ha la mia mamma in casa, poi mi sono dimenticata. Comunque ve lo lascio qui: è Accabadora di Michela Murgia. Ecco, in quel caso questo libro ha vinto anche il premio Campiello, se non erro, quindi in quel caso io, una volta terminato il libro, effettivamente
ho pensato, sì, questo è proprio un bel libro, un libro che nonostante sia molto breve, riesce ad inserire all'interno una gran quantità di sentimenti, di sensazioni e di atmosfere, soprattutto le atmosfere, perché siamo in un altro tempo, in un altro luogo, perché siamo se non erro negli anni 50 e siamo in Sardegna, quindi ci immergiamo in un insieme di tradizioni e di rapporti umani così diversi dai nostri, che secondo me la scrittrice con poche parole è riuscita a rendere benissimo l'intera atmosfera, l'intero ambiente. Inoltre mi sono piaciuti gli insegnamenti che ne derivano. Mi piace lo spunto di riflessione che otteniamo alla fine del libro. Non, chiaramente non ve lo voglio dire perché è bene che lo leggiate, perché comunque è una cosa che spoilererebbe, non so se si dice così, comunque la trama, quindi non voglio insomma spoilerare niente. In ogni caso, ecco, terminato il libro, ci si ferma a riflettere sulle decisioni dei personaggi, sul significato di alcuni ruoli all'interno della società, di certe persone, specialmente degli anziani. Quindi, insomma, un bellissimo libro. Però, ecco, purtroppo, quando siamo arrivati a parlarne, all'interno del club, chi aveva letto il libro non l'aveva apprezzato quanto me, nel senso che ha detto che i personaggi gli sono sembrati solo abbozzati e descritti troppo brevemente, comunque non in maniera approfondita e corretta, non gli era piaciuta la storia, l'aveva trovata noiosa, eccetera. Ecco, io su questo purtroppo mi trovo in disaccordo perché io l'ho adorato, ecco. Quindi niente, anche in questo caso fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Terza domanda: un triangolo amoroso in cui il o la protagonista ha scelto la persona che tu non volevi scegliesse. Allora, all'inizio avevo pensato di non rispondere a questa domanda, di saltarla, perché non avevo trovato libri con triangoli amorosi in cui la protagonista o il protagonista avesse scelto la persona sbagliata. Perché tendenzialmente i libri che ho letto evidentemente non avevano questo genere di avvenimento all'interno. Però ho deciso di nominare comunque un libro ed ho scelto L'amore bugiardo di Gillian Flynn. Non ci sono triangoli amorosi, ma in questo caso il protagonista, secondo me, ha scelto la persona sbagliata. Non posso dire altro perché è una cosa che accade proprio alla fine, quindi non voglio rovinare niente a nessuno. Però ecco, secondo me la pecca di questo libro è il fatto che il protagonista finisce con una persona che secondo me nella realtà non avrebbe mai scelto. Cioè, in una vita reale nessun uomo sceglierebbe di restare o di andare o di tornare, non vi voglio assolutamente rovinare niente, con questa certa persona, questa certa donna. Quindi questo è quello che mi ha un po' lasciata perplessa, perché è un libro molto bello, molto intenso, molto psicologico e soprattutto è un bellissimo giallo, quindi si legge che è un piacere. Però il finale mi ha lasciata un po' così, un po' perplessa, proprio per la scelta amorosa, e quindi ho deciso di nominare questo libro. Voi cosa ne pensate? Domanda 4. Un genere popolare che raramente leggi. Ci sono diversi generi che non leggo. Io non leggo praticamente young adult, non leggo assolutamente libri hot o comunque erotici e non leggo fantasy. Però in realtà qui la domanda dice: qual è un genere popolare che tu raramente leggi? Quindi mentre gli young adult e l'erotico non li leggo assolutamente, diciamo che il fantasy lo leggo raramente. Mi capita una volta ogni millennio di leggere un libro appunto che sia fantasy, quindi ambientato in un mondo che non è reale, come mi è capitato con alcuni libri di Murakami, come mi è capitato con il libro letto recentemente di Viola di Grado, Bambini di Ferro, dove appunto si parla di un mondo che non esiste e dove magari ci sono, anche se forse quello di Viola di Grado non è nemmeno definibile fantasy, probabilmente quelli di Murakami sì, dove ci sono esseri o comunque personaggi totalmente reali, totalmente inventati, insomma, sono un po' diversi e soprattutto lontani dalla realtà. Io, ecco, questi casi però sono molto rari, leggo proprio di rado il fantasy puro, non leggo quasi per niente, e il motivo non è che io voglio offendere, perché ho sempre il timore di offendere qualcuno che ama un certo libro, un certo genere. Ecco, io non voglio offendere, proprio per il mio parere personale, per come sono fatta io, il fantasy a me sembra un genere da bambini, non da bambino, comunque da ragazzini. Una volta superata la fase di Twilight, che ho letto quando ero nella piena adolescenza,
Dopo ho tentato di andare avanti con quel genere, niente mi ha interessato abbastanza. E quindi diciamo che sono un po' andata avanti e secondo, ecco, il mio carattere, quelli lì è un genere che è appartenuto alla mia adolescenza barra infanzia. E adesso leggo tutto un altro genere. Per quanto riguarda i libri erotici, assolutamente mi fanno schifo perché bisogna trovare quelli scritti bene, per ora non mi è successo, quindi quelli che escono ultimamente sono tutte copie di 50 sfumature, quindi assolutamente non mi interessano, mentre gli young adult molto spesso, leggendo anche solo le trame, mi sembrano tutti uguali, con le dovute eccezioni, questo ci tengo sempre a dirlo, però generalmente mi sembrano degli argomenti un po' monotoni e quindi non riesco a leggerli. Questi sono principalmente i motivi per i quali questi tre generi io li evito quasi sempre. Domanda 5. Un personaggio famoso o amato che tu non ami? Per questa domanda ho deciso di rispolverare il Cavaliere d'Inverno di Paulina Simons o Simons, non lo so. Allora, questo è il primo libro di una trilogia. Diciamo che il libro tendenzialmente mi è piaciuto. Mi è piaciuto e ho intenzione di leggere il seguito, è una trilogia, quindi vorrei leggere entrambi i libri successivi. Per quanto riguarda, perché diciamo che questo libro ha effettivamente dei lati positivi, per esempio un'ambientazione storica meravigliosa, una storia carina, coinvolgente e soprattutto degli avvenimenti calati all'interno della storia realmente accaduta che sono veramente meravigliosi, molto intriganti, interessanti e a volte insomma ci fanno un po' rimanere a bocca aperta, quindi molto bello. C'è una protagonista che però io ho detestato e credo che tendenzialmente invece sia una protagonista normalmente amata perché chi legge questi libri insomma non vede l'ora di andare avanti proprio perché la storia d'amore principale e protagonista di questo libro al lettore piace. A me purtroppo non è piaciuta la protagonista perché è una ragazza molto buona, molto disponibile verso gli altri, una persona che è capace di annullarsi pur di aiutare il prossimo, però secondo me questa bontà nel libro è un po' tirata all'eccesso, cioè io mentre leggevo non la sopportavo questa persona perché credo che tutti abbiano pregi e difetti, per quanto una persona possa essere di animo buono. Non è possibile avere una protagonista o immedesimarsi una protagonista che è talmente buona da diventare la vittima di tutti, anche delle persone che gli vogliono bene, perché lei sarebbe disposta a mettersi in terra e a farsi camminare sopra. E non è questa la bontà vera e propria non è farsi trattare come un cane, è semplicemente comportarsi in maniera giusta e corretta con le altre persone. E cercare anche nelle difficoltà di aiutare gli altri e di creare una collaborazione che ci permetta di superare le situazioni difficili che lei deve affrontare. Ecco, questo diciamo che me l'ha resa un po' antipatica, tanto che veramente alla fine del libro lei appare come una santa, la Vergine Maria. No, troppo troppo buona, mi piacciono i personaggi con un po' più di sfaccettature, un pochino più complessi, mentre lei è semplicemente perfetta, un po' troppo, ecco. Questo è quello che penso, e credo che invece non tutti la pensino come me, magari altri hanno apprezzato la bontà e la sincerità e la gentilezza di questa protagonista, io l'ho trovata insopportabile. Domanda 6. Un autore popolare al quale non riesci ad approcciarti? Quando si parla di autori, di solito nomino sempre lei, Elena Ferrante. In questo caso ho in mano il primo volume dell'Amica Geniale, che sono quattro, è composta in realtà da quattro libri questa serie. Ecco, lei è anche se non credo nemmeno che Elena Ferrante sia il suo vero nome, comunque lei è effettivamente un'attrice molto molto famosa. Chi ha letto questa quadrilogia l'ha amata e l'ha adorata. E io purtroppo, avendo letto un altro paio di libri dell'autrice che non mi sono piaciuti per niente, ho paura e non riesco ad approcciarmi a questa autrice proprio perché parto col pregiudizio, parto pensando no, sicuramente non mi piacerà. E quindi niente, fatemi cambiare idea se potete perché io li ho lì in negozio, tutti e quattro i volumi, mi dico sempre che li comincerò ma poi non lo faccio perché niente, penso da principio che non mi piacerà. Quindi boh, magari non è la scrittrice adatta a me. Domanda 7, un argomento popolare che ti sei stancato di vedere. Allora, diciamo che
non mi capita a me di leggere personalmente libri sempre con lo stesso, con la stessa tematica. Quindi non mi riferirò a libri che io ho letto, ma soltanto di libri dei quali conosco la trama o dei quali magari sui quali qualcuno ha fatto una recensione o ne hanno parlato su qualche canale YouTube. Quindi proprio per questo motivo, perché sono temi che secondo me si ripetono di continuo e quindi non mi invogliano a leggere quel determinato libro. Di solito io non amo i libri che nascono sulla scia di un altro successo, quindi per esempio quando uscì Twilight, in particolare dopo l'uscita del film, uscirono a centinaia di titoli sui vampiri. Dopo Hunger Games sono usciti centinaia di titoli su un mondo distopico dove i ragazzi devono affrontare delle prove per riuscire a liberarsi, oppure dopo 50 sfumature sono usciti centinaia di titoli dove c'è lui che fa la parte del non mi viene nemmeno il nome, comunque del capo, e lei che deve fare la serva sessuale di lui, eccetera. Quindi ecco, tendenzialmente non mi piace questo, non mi piace quando la letteratura, gli scrittori nascono così sulla scia di altri titoli che hanno avuto successo per un motivo o per un altro. E un'altra cosa che non sopporto assolutamente, e questo non c'entra con le trame ma è una cosa estetica, non mi piacciono i libri hanno sulla copertina ragazze o volti di ragazza o comunque ragazza che si vede fino più o meno a metà busto, perché ce ne sono veramente un'infinità. Cioè io non so come sono le trame, non mi sto riferendo al contenuto, mi sto riferendo al fatto che le case editrici in questo periodo fanno uscire veramente una quantità infinita di libri con più o meno lo stesso soggetto in copertina. Quindi questa ragazza con i capelli al vento che guarda un punto chiaramente fuori dall'obiettivo della fotocamera. Vi lascio qualche esempio qui mentre parlo. Comunque, ecco, anche questa è una cosa che mi sono stancata di vedere, cioè cambiate le copertine. Infatti è per questo che noi ci stupiamo tanto quando andiamo all'estero, quindi magari entriamo in qualche libreria in un altro stato d'Europa o del mondo, perché vediamo uno stile di copertine completamente diverso. Questo significa che noi in Italia abbiamo uno stile ben definito e che magari non è così tanto diversificato, ed è per questo che appena usciamo dall'Italia ci stupisce qualsiasi tipo di copertina. Questa veramente non ne possiamo più. Domanda 8. Una saga popolare che non hai alcun interesse a leggere. In questo caso ho deciso di nominare Il Trono di Spade di Martin, perché non, in realtà non è che non ho alcun interesse a leggerlo, ho un po' paura perché è una serie lunghissima, non sono nemmeno sicura se sia terminata o meno, quindi non mi piace questa cosa, comunque che siano un miliardo di libri che io devo obbligatoriamente leggere per sapere come si evolve la storia dei personaggi. Da una parte, dall'altra è un fantasy, quindi ho paura che non mi piaccia proprio perché è un genere che di solito non mi piace, e quindi nonostante mi incuriosisca da morire la storia e non abbia mai visto la serie TV proprio perché ho l'idea in testa che un giorno leggerò i libri e quindi non mi voglio rovinare niente, poi va a finire che questi libri non li leggo perché mi faccio spaventare da questo, dal fatto che la serie non sia conclusa e che magari l'autore deciderà di portarla avanti finché campa, e non ho voglia, preferisco qualcosa che abbia un fine, insomma un inizio e una fine, anche se sono tanti volumi. E poi ecco questo fatto del fantasy, ditemi voi, conoscendomi un pochino, sapendo i miei gusti, mi piacerà? Boh, ditemelo, perché così magari se è sotto vostro consiglio, dietro vostro consiglio, lo potrei cominciare. Ultima domanda. Un libro al quale hai preferito il film che mi è stato tratto? In questo caso ho due risposte. La prima è I Love Shopping di Sophie Kinsella. Questo è il primo libro della serie di Sophie Kinsella incentrata su Rebecca Bloomwood, quindi la stessa protagonista affronta varie fasi della sua vita in vari libri che lei ha scritto, che possono essere letti sia in ordine che in ordine sparso, perché comunque sono tutte avventure separate l'una dall'altra ma con la stessa protagonista.
ho letto altri libri di Sofia Kinsella, sempre con la consapevolezza che stavo leggendo libri leggeri, divertenti, non alta letteratura ovviamente, e mi sono piaciuti, li ho letti volentieri perché in quel periodo mi andava di leggere quella cosa, quindi ho letto Sai tenere un segreto, ho letto La regina della casa, ho letto I love shopping con mia sorella, insomma ne ho letti diversi e mi sono piaciuti. I love shopping invece, secondo me, diciamo che si capisce che l'autrice era probabilmente alle prime armi, nel senso che magari, anche se non ha scritto solo la serie della Love Shopping, chiaramente quello è il primo libro della serie che ha scritto, poi ne ha scritti tanti altri dopo, chiaramente sarà migliorata e la sua scrittura sarà evoluta con lei. In quel caso la storia mi è sembrata un po' noiosa, un po' banale, tanto che quando ho visto il film è molto diverso dal libro, hanno cambiato delle cose, secondo me le hanno cambiate in meglio, tanto che adesso ricordo poco e niente del libro, della trama del libro, perché il film mi è piaciuto di più. Hanno aggiunto e tolto delle cose, modificato dei piccoli particolari che l'hanno reso più interessante, più coinvolgente, più divertente, più carino, insomma. Il secondo libro invece di cui vi parlo è The Danish Girl, di David Ebershoff. Questo libro l'ho letto subito prima di vedere il film, perché volevo vedere il film ma prima mi volevo leggere il libro. Infatti vedete, c'è nella copertina, ci sono gli attori, e in questo caso, trattandosi di un tema molto 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 importante, ovvero il fatto, qui si parla di transgender, quindi di quest'uomo sposato con una donna che però scopre di avere una componente femminile predominante, che decide di sottoporsi a delle operazioni per diventare una donna. Nel libro, secondo me, questo tema è trattato peggio che nel film, perché secondo me è trattato in maniera superficiale. Infatti mi stupisco che qualcuno ci ha, anzi no, diciamo che sicuramente qualcuno ci ha visto del potenziale e ne ha tratto un film, ma non che il libro effettivamente lo meriti, perché leggendo solo il libro non sembra così interessante. Perché? Perché secondo me, in particolare il personaggio della moglie di lui, trattato in una maniera molto 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 superficiale, cioè lei non ha quasi mai dubbi, lei è assolutamente tranquilla e spensierata vedendo il marito che si veste da donna, troppo, ecco, già oggi, anzi ancora oggi è uno scandalo, sarebbe uno scandalo, cioè se io scoprissi che a mio marito piace vestirsi da donna, chiaramente avrei una fortissima lotta interiore e chiaramente andrei fuori di testa, poi insomma le cose si risolvono e se ne parlerebbe, però diciamo che lì per lì rimarrei un po' così. Ecco, lei no, e non mi sembra molto realista come cosa, un po' superficiale, mentre nel film i due attori rendono i sentimenti che provano, i contrasti interni, in una maniera eccezionale, sia lui che lei, perché anche lui attraversa dei momenti veramente carichi di dubbi. Lui vive in un periodo in cui ha paura di essere malato, ha paura di essere arrestato per quello che è, insomma è una cosa veramente pesante, e nel film è resa molto bene, molto meglio rispetto al libro. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, non so quando andrà online questo video perché come avete visto non sempre riesco a pubblicarli di venerdì, comunque cerco almeno di pubblicarne una settimana, prima o dopo, e niente, io come sempre vi ricordo che tutti i miei contatti sono qui sotto, se volete aggiungermi su Snapchat, se volete su Instagram, insomma io ho sempre piacere, e niente, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ciao! E ovviamente vi saluta anche il cagnolino che sulla copertina morente dorme mentre io registro i video. Ciao puzzolino!